sentiamo. Lega? Come detto? Lega Nerd? Lega Nerd? 42. Allora, siamo a Lucca Comics and Games. Pupazzo One, che è qui con me, ha visto generazioni di... un sacco di buonini. Più grandi. Molto nerd anche, visto che siamo a Lucca Comics. Voglio sapere, One, per te cosa vuol dire essere nerd? Essere nerd? Cosa vuol dire? Vuol dire essere appassionati. Vuol dire aver vissuto gli anni 80 e voler rivedere ancora. Parliamo di un anniversario importante che arriva su Mediaset Play. Voglio sapere qual è la vera ricetta segreta di queste fettine panate, perché nessuno l'ha mai detta poi. Beh, secondo te, arrivi tu e ti racconto e ti dico la ricetta? Assolutamente no, anche perché papà mi arrabbio. Si arrabbia, quindi non si può. Però ti confesso una cosa, che erano buonissime, le sapevo fare e le so fare tuttora molto bene, infatti mio marito Mirko se le mangia sempre, però non vi dico la ricetta, assolutamente no, mi dispiace. Il segreto? Per forza, è ovvio. Ieri ho incontrato Cristina D'Avena. Volevo sapere se almeno tu hai avuto la ricetta delle fettine panate, perché lei ha detto che è un segreto. Ma mi sa che è un segreto che rimarrà tale. E poi, a me, se devo dire la verità, piacciono di più i cremini. Qual è il tuo rapporto con l'essere nerd? Secondo te, che vuol dire essere nerd? Guarda, vuol dire amare e soprattutto entrare nel magico mondo dei cartoon. Perché, ed è questo che bisogna fare in realtà, io quando canto la mia musica o canto le mie canzoni, veramente entro nel mondo dei miei personaggi, entro nel mondo dei Puffi, entro nel mondo di Robin Hood, entro nel mondo di Licia e sento tantissimo l'influenza di questo mondo dentro di me. Quindi secondo me vuol proprio dire amare tantissimo il personaggio, il mondo dei cartoni animati, e vuol dire anche, secondo me, tirare fuori il bambino che c'è in noi, no? Quindi la nostra infanzia, che spesso e volentieri rimane nel nostro cuore un po' lì appartata, ma che abbiamo voglia e abbiamo bisogno di esternare, no? Perché ci si rifugia nella nostra infanzia. E quindi quando poi hai la possibilità di uscire e di vestirti dal tuo personaggio preferito, vedere tanti amici come te che amano quello che ami tu, ecco che entri in questo mondo fantastico della fantasia che ti fa vivere meglio. E quindi vivi un momento diverso della tua vita, perché poi finito questo momento torni alla tua realtà, no? Vai a lavorare, vai a scuola, vai chi fa l'università, e quindi godiamocelo, è bellissimo. Mm-hmm, perfetto, grazie mille. Grazie a te. Grazie mille.